Trestina e Poggi Bonzi scendono in campo allo stadio Casini con obiettivi diversi. I bianconeri vogliono dare continuità al successo ottenuto all'esordio a Ponzacco. I giallorossi hanno tutte le intenzioni di riscattare prontamente il KO patito contro il Livorno. Sono i padroni di casa a suonare il primo squillo, con Dinolfo che all'11esimo prova a far girare il sinistro con la palla che esce di poco. Trestina pericoloso anche al 39esimo, quando su questo tiro cross di Dottori le Poggi Bonzi riesce a salvarsi, non senza difficoltà. Sul ribaltamento di fronte arriva il gol che sblocca la partita, suggerimento di Camilli per Bellini che col mancino beffa così Tosai e porta in vantaggio la formazione di Cardinali. Il Trestina accusa il colpo e il Poggi Bonzi trova anche il raddoppio al 45esimo, quando sul calcio d'angolo di Camilli è ancora Bellini a saltare più in alto di tutti e a spedire la palla in rete per il gol che vale il 2-0, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. La ripresa si apre con l'occasione per il Poggi Bonzi al 53esimo, quando ci vuole un miracolo di Tosai per impedire a Bellini di portarsi a casa il pallone del match. Un minuto più tardi il portiere del Trestina è ancora provvidenziale sul tentativo di Motti. Dall'altra parte Tascini a provarci, ma Pacini non ci sta e allunga la palla in calcio d'angolo. Il numero 9 del Trestina però non perdona al minuto 59, quando dopo la doppia respinta di Pacini sui tentativi di Gramaccia e Omo Orria non si fa sfuggire la ghiotta occasione e riapre la partita. A questo punto i bianconeri ci credono e provano a pareggiarla con il colpo di testa di Morlandi, che trova la risposta pronta di Pacini. Con la formazione di Ciampelli sbilanciati in avanti però il Poggi Bonzi può colpire in contropiede e lo fa alla perfezione al minuto 81, quando Barbera sgasa sulla fascia sinistra e poi serve l'assist al neo entrato Mencagli, che ringrazia e mette in ghiaccio la partita con il gol del definitivo 3-1.